appena aperto è il titolo dell'antologia di scritti di Carlo Doglio, ma è anche un'espressione che in maniera sicuramente emblematica riflette la biografia di questo personaggio e il suo approccio alla pianificazione urbanistica. Una appunto, biografia caratterizzata da tante deviazioni di percorso e continui sconfinamenti anche nelle altre discipline. Faccio alcuni esempi, giunto a Ivrea, ad esempio, per svolgere in realtà per Olivetti un incarico editoriale, si trova a svolgere il ruolo di segretario del GT Cook, il gruppo incaricato per la redazione del piano del Canavese, oppure trasferitosi a Londra per studiare pianificazione territoriale, finisce per fare politica e fondare l'International Society for Socialist Studies, un organismo politico, culturale della sinistra radicale europea, oppure è entrato ad esempio a fatica nel mondo delle facoltà di architettura dopo tanti anni di insegnamento a Palermo, Napoli e Venezia, alla fine finisce per entrare in rotta di collisione con gli architetti e si rifugia a Bologna nell'Istituto di Sociologia. Carlo Doglio è anche questo, un urbanista irregolare a partire dal suo essere anarchico e anche dalla sua formazione diversa sicuramente dagli altri urbanisti del suo tempo, che è in legge. E, quindi non studia né ingegneria né architettura. E anche se non eserciterà mai la professione di avvocato, questa caratteristica, questa sua formazione, in qualche modo lascia delle tracce profonde anche nei suoi scritti, ma non solo, in generale nel suo modo di guardare il territorio come un canale per innescare delle profonde trasformazioni nel sistema, dal punto di vista sia economico, politico, ma anche sociale, e poi anche da un uso diciamo più discorsivo dell'urbanistica, Doglio non sapeva tra l'altro disegnare, in cui comunque forte è il gusto per il dibattito, per il contraddittorio, e questa caratteristica emerge anche in maniera molto forte da alcuni scritti che sono stati scelti e inclusi appunto in questa raccolta. Gli scritti dell'antologia corrispondono, ricoprono un arco temporale ben preciso della sua biografia. Si sviluppano in un arco di tempo di circa 10 anni che va dal 61 all'inizio degli anni 70, 1972. Un periodo segnato da un'esperienza per Doglio molto importante, che forse forma più di tutte le altre la sua identità e il suo pensiero in ambito urbanistico. Nel 1961 Carlo Doglio infatti si unisce al gruppo di volontari che diciamo affiancano il sociologo, poeta, attivista Danilo Dolci in Sicilia. Nello sviluppo di un piano, diciamo dal basso, una esperienza, diciamo, pioniera che doveva risollevare un'area riconosciuta in quel periodo nelle cronache, diciamo, del tempo per la sua grande arretratezza e miseria. La possibilità di affiancare Danilo Dolci in Sicilia, quindi, è per Doglio un'occasione per trasferire tutte quelle idee maturate nelle precedenti esperienze in un contesto che era sia, diciamo, condannato, come dire, apparentemente all'arretratezza, ma per lui molto in realtà di interesse, perché è ancora escluso da quelle trasformazioni dettate appunto dalla modernità e soprattutto dalla presenza di ancora di relazioni sociali molto forti, di forti tradizioni culturali. E tutto questo per Doglio è un'opportunità per appunto far prevalere il ruolo delle comunità e dimostrare in qualche modo che può esistere una società basata appunto su forme sociali, su strutture sociali diverse. E,
Per far questo, logicamente, lui vede nell'urbanistica una disciplina chiave, ma l'urbanistica per lui, a differenza appunto dei suoi contemporanei, non si deve, non si deve manifestare, non è una disciplina che si manifesta come una pura tecnica, ma è innanzitutto una scienza, una forza culturale che si pone al servizio delle collettività. E quindi come urbanista, come planner, mette a disposizione il proprio sapere tecnico con un duplice scopo. Da una parte per accompagnare gli abitanti nell'attuazione dal basso delle trasformazioni, dall'altra parte invece per esercitare sugli organismi istituzionali delle pressioni, comunque attraverso, diciamo, la sua azione culturale, contribuire a ridurre il loro potere. E a ridurre l'influenza dello Stato e cercare invece di, come dire, introdurre un dialogo, una forma di collaborazione appunto tra cittadini e istituzioni. E quindi gli scritti di Carlo Doglio sono scritti che, diciamo, sicuramente nel tempo erano in forte controintendenza con quello che stava succedendo, ma che oggi invece ci appaiono come assolutamente attuali, perché appunto Doglio sposta l'attenzione dell'urbanistica da una disciplina orientata al piano a una disciplina invece orientata al processo, una disciplina che non promuove quindi trasformazione attraverso gli strumenti e i tempi astratti dei piani regolatori, ma attraverso l'azione sociale, attraverso momenti di partecipazione e di azione diretta.